dolenti note purtroppo per il Torino, battuto a Spalo da un Hajduk che comunque una formazione veramente forte. Ho visto la partita, è una bella squadra, tutto strano, parte male, dopo 90 minuti fa, 90 secondi fa gol subito le slavi, e dopo il Torino ha giocato molto bene il primo tempo, e tutti davanti alla televisione ci chiedevamo, adesso è fatta ormai, perché dopo il pareggio di Junior su rigore, siamo per secondo vederlo. Tempo avrà il vento a favore, non c'era più vento. Era più del vento. Strano, ma non c'era più vento. Io dovrei mettere un'inchiesta federale, non c'era più vento. Su Spalla, sullo su stadio Spalla. Spalla. E qua vediamo una grandissima punizione. Mi sembrava un po' prendibile all'inizio, ma da dietro è imprendibile, perché il pallone è andato molto alto e è caduto proprio come una foglia morta, proprio nell'angolo, sì. Il Torino poi deve rinunciare a Zaccarelli, sì. Che si infortuna. E dopo tutti si chiedevano, adesso il Torino arriverà in porta, calcerà forte, arriverà tutto. Soltanto Spalato, che conosce bene il vento, conosce bene tutto, si è detto, noi facciamo il pressing qua, nel loro difensore, e il Torino non è più venuto davanti alla porta, quasi davanti alla porta. E quello ha giocato bene Spalato, perché al posto di farli venire, non so, dicendo difendiamo contro il vento, sono andato a fare 80 metri per andare a cercare, e dunque per me Spalato ha giocato molto bene. Quindi elogi all'Hajduk, che ovviamente poi trova anche qualche spazio in più del necessario. Si lascia spazio a Vukovic, è in difficoltà, perché quello è buono.